Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo video, di nuovo in collaborazione con Temu, se sbaglio sempre pronuncia, ma avete capito. Questo sarà un video super, ovvero dove andiamo a provare insieme i gadget, diciamo, più virali per la casa per quanto riguarda Temu. Prova Temu così non devi farlo tu. Andremo veramente a provare quanto Temu è utile, quanto ci dà la possibilità di semplificarci anche le giornate per certi aspetti. Comunque, andiamo a vedere subito cosa c'è all'interno di questo mega pacco. Prima di iniziare, ci tengo a ricordarvi di scaricare l'applicazione se volete provare Temu e soprattutto perché c'è una promozione pazzesca, ovvero il 90% di sconto. In info box trovate il link diretto, quindi vi basterà cliccare e lo sconto parte in automatico, oppure vi lascio il codice sconto, tutto sempre in info box. Partiamo subito con questi. Allora, ho voluto tanto prenderli. Ne ho visti tantissimi, li ho visti girare tantissimo. Questi tulipani finti sono fatti benissimo e li voglio utilizzare, visto che tra l'altro ho appena dovuto buttare quelli freschi perché purtroppo durano quel che durano. E sono fatti veramente veramente bene perché sono tipo di una gommina vellutata, non so, sembrano veramente veramente veri, veramente veri. E quindi dopo li andiamo a mettere nel vaso, adesso me li tengo qua vicino così poi li sistemiamo. Io non mi ricordo neanche più come al solito, come al solito, scusate, vi ho mosso. Come al solito non mi ricordo tutto quello che questa è bellissima e non vedo l'ora di attaccarla. Adesso dopo l'attacco con Riccardo così ve la faccio vedere all'opera. È un decoro per la casa, è un decoro per la casa che quando ho visto mi ha ricordato tantissimo Riccardo, perché è una cosa che fa sempre lui. Allora, tra l'altro impacchettato bene, molto ben protetto, è proprio una decorazione da attaccare al muro. Allora, eccola qua, è un gesto che Riccardo fa sempre, ovvero di darmi il bacio sulla fronte e mi sa proprio di protezione, di amore, e quindi quando l'ho visto subito ho pensato a lui e vorrei tanto metterlo in casa, attaccarlo da qualche parte. Dopo lo facciamo con lui così almeno vi faccio vedere come sta, però mi piaceva tantissimo. Ci sono anche diversi formati, quindi potete scegliere se è più piccolino o più grande. Poi una scatolina, non mi ricordo assolutamente cosa potrebbe essere. Nel frattempo che apro la scatola, ci tengo a dirvi di andare a curiosare sul sito, sull'applicazione di Temu, perché spaziano veramente dall'abbigliamento, gli accessori per la casa, cose utili per la cucina, per l'arredamento, per l'home design. Veramente di tutto, cose per bambini, di tutto. Io quando voglio svagarmi un po' vado a farmi un giro lì. Allora, qua c'è qualcosa di delicato. Ed ecco qua, bellissimo ragazzi, adoro da metterci o dei fiori direttamente, dei fiori tipo questi ma più piccolini che sbucano fuori, oppure proprio una piantina. Ci potete mettere la terra con una piantina grassa, per esempio, e ha proprio la forma del viso. Mi piace tantissimo, e questa qua è proprio virale perché l'ho vista tantissimo in giro, il viso appunto con poi la pianta. E secondo me sarebbe benissimo una piantina grassa, oppure anche dei fiorellini, che escono da sopra, anche finti per dire. Bella, mi piace tantissimo. Poi guardate come era imballata bene. Magari adesso la rimetto qua e poi la andiamo a mettere da qualche parte. Bellissimo. Allora, qua c'è un'altra scatola. Non mi ricordo, anche qua non mi ricordo. No, questa è bellissima, ragazze, questa è bellissima. E già faccio danno, ragazze. Praticamente
Sapete quanto io amo le candele, vero? Questo è bellissimo, quando l'ho visto me ne sono innamorata. Ed è praticamente un portacandeline. Sapete le cialdine? Ne ho 8 milioni, quindi... E rimane così. Questo qui illuminato, secondo me la sera è qualcosa di spaziale. Adesso non so se lo vedete bene, ma è... Anche questo l'ho visto tantissimo, non vedo l'ora di provarlo, di vedere le luci, l'atmosfera che fa. E credetemi ragazze, temo proprio qualità-prezzo, secondo me ne vale la pena. Ne vale la pena perché comunque costa poco, ma ti puoi anche abbellire la casa. Escono fuori poi delle cose carine, dei decori carini, anche se cercate qualcosa per Pasqua, per le varie festività, trovate sempre un sacco di idee. Poi questo qua l'ho preso come centrotavola per cambiare un pochettino, dove poi appunto mettere il vaso con i fiorellini. Ed è fatto benissimo. Veramente, veramente bello. Mi piace un sacco. E anche questo ovviamente dopo dobbiamo metterlo subito, perché io... A me piace cambiare, ragazzi, mi piace tantissimo cambiare e mi piace Temu proprio per quello, perché comunque ha dei prezzi contenuti, cioè io ho sempre ordinato, abbiamo sempre ordinato cose da Temu proprio perché ha prezzi contenuti e ti puoi abbellire comunque a casa. Poi questo qui invece l'ho preso per la macchina. Sapete che io comunque faccio video, a volte capita anche in macchina, e quindi la pinza è tutto. Non la pizza, la pinza. La dieta gioca a brutti scherzi ed è fatta così. Si va ad attaccare proprio al cruscotto. Vediamo un attimino come rimane. Adesso me lo monto, così domani mattina lo porto i bambini. Lo montiamo. Qua c'è una sorta di adesivo. Ah, ok, questo si attacca qui così. E rimane praticamente, questo è il cruscotto e vi rimane giù che scende, fatto così, e questo si... E poi c'è il pulsantino qua per allargare. Mi sembra davvero ottimo. Qua c'è la sicura che si allarga e si stringe. E poi abbiamo anche questo, ma questo dobbiamo provarlo poi in macchina. Poi qui già si illumina la scatola, ragazze, non so cosa ho combinato. Allora, questa qua invece è super utile per la cucina, non vedo l'ora di provarla. Questa dopo la dobbiamo anche mettere subito, perché ragazze, mi ero stancata. Oh, bello per i video. Mi ero stancata di quell'altra luce che avevo. Devo capire come si spegne, però cioè rimane sempre accesa, ragazze. Come funziona? Quella lì ha batterie, questa qua è ricaricabile, almeno non andiamo neanche a sprecare, no? Qua ci sono le cose per appiccicarla al sotto del mobile, che devo tenere bene. Adesso dopo mi faccio montare un po' di cosine da Riccardo. Ah, sono tipo calamite, praticamente col biadesivo le attaccate, credo sia biadesivo, e sì. E poi questo ha la calamita, dovrebbe essere così, insomma, dovrebbe. E l'unica cosa che non capisco perché non si spegne. Non lo so, e la lasciamo, no, poi dopo capirò bene come fare, perché non... Non si spegne più. Perché non si spegne più? Ah, ok. C'era qui l'interruttore. Ah, c'è anche potenza media e potenza più forte. Bellissimo. Solo che probabilmente nel trasporto si è accesa. Non vedo l'ora assolutamente di attaccarla, anche perché anche quando cucino così i video vengono più belli, perché è una luce bianca, invece quella è una luce calda. Belli questi. Ah, ci sono due cose.
Non vedo l'ora di mostrarvene una in particolare, ragazze, che quando l'ho vista ho detto no, vabbè, questa deve essere mia assolutamente. Ora capirete perché. Ma ve la faccio vedere dopo. Allora, vi faccio vedere per primo questo vaso, che è così, dove avevo intenzione di mettere qualche tulipano bianco, quelli che ci stanno, non tutti, non credo che stiano tutti, adesso proviamo. Anche questo qui, super virale, l'ho visto tantissimo, è leggerissimo, sembra in ceramica, in realtà no. Ed è veramente veramente bello perché rimane leggero, se la bimba lo fa cadere non succede nulla, e mi ispira molto. Adesso io tolgo qualche, ne facciamo una prova. No, forse ci stanno anche tutti, ragazze, tanto lo voglio mettere come centro tavola. Sì, forse dovrei accorciarli un pochettino, secondo voi? Cioè, ma le foglie anche sono di un materiale pazzesco. Sembrano veri, vi giuro, ed è leggerissimo. Come centrotavola mi sembra molto fine, molto carino. Che ne pensate? Io taglierei quel centimetro proprio, cioè quel centimetro di troppo, secondo me. Voi che ne dite? Mi piace un sacco. Poi dopo lo faccio un'inquadratura un po' più carina quando lo sistemo. E poi, dove stavo guardando? E poi, guardate a me, questa qui. Quando l'ho visto ho detto no, vabbè, non posso lasciarla lì, devo prenderla, assolutamente devo prenderla. La tazza obiettivo, sapete che io sono fotografa per lavoro e sinceramente me ne sono innamorata, ma non la voglio utilizzare, sarebbe una tazza, no vabbè, ma è fatta benissimo, ragazze, sembra vera. Adesso la apro con voi, sembra vera, vi giuro, sembra un obiettivo, io non ci posso credere, penso sia la tazza più realistica che io ho mai visto in vita mia, sono scioccata. No, vabbè, ragazze, vi giuro, c'è anche il tastino dello stabilizzatore, cioè è fatta benissimo. Io però non volevo usarla come tazza, volevo usarla come porta penne per la mia scrivania del lavoro. Questo, c'è anche il coperchietto che si può avvitare, quindi se volete farvi un caffè caldo lo avvitate e vi dura anche un po' di più. Però ripeto, è perché è termico, vedete? Cioè tipo termico. Bellissimo, però mi spiace troppo usarlo come tazza perché so che si rovinerebbe, lavandolo andrebbero via un po' le scritte, secondo me nel tempo, per carità, nel tempo. E invece se lo metto come sulla scrivania con le penne dentro, mi rimane bello di più, secondo me. E quindi bellissimo, cioè veramente fatto bene, ragazze. Veramente, veramente fatto benissimo. Sono sconvolta, vi giuro. L'ho aperto e ho scritto Canyam e non Canon, anche se io amo le Nikon, le Canon le snobbo un pochettino, preferisco la Nikon, però bellissima, bella 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 bella, sono proprio felice felice di queste cosine perché mi piacciono tutte una più dell'altra, vi giuro. Sacchettone da tenere, abbiamo ancora un altro sacchettone allora abbiamo altri due vasetti, in realtà pensavo non ci stessero tutte là e quindi ho detto vabbè. Ma questa qua in realtà l'ho presa, questi due li ho presi, si può scegliere uno, due, potete scegliere come preferite. E è sempre della stessa consistenza di quello, sembra in ceramica ma non lo è, e per me è tanto comodo avendo una bimba piccola, preferisco.
Li ho presi per quando mi viene regalata una rosa rossa. Avete visto che l'altra volta Riccardo mi ha regalato una rosa rossa bellissima, ma non ho un vaso adatto, non ho un vaso adatto perché li avevo tutti larghi sopra, stretti sotto, e la rosa ciondola a destra e a sinistra. Ragazze, finalmente ho risolto. Ovviamente ora che li ho comprati Riccardo non mi regalerà più rosa. No, sto scherzando. Però per dire, no, adesso prendiamone uno di questi. Adesso la rosa ovviamente è molto più lunga, però avendo un foro più stretto rimane, no? E immaginatevi una bella rosa rossa in questo vaso bianco, ci sta benissimo. Magari in questo rosa non tanto, ma in questo qui sì. Se prendo un tulipano che è molto più lungo il gambo in realtà di questo, molto spesso sono lunghi lunghi, anche in questo rosa un tulipano rosa o fucsia ci sta da Dio. E quindi ho preso questi due, così ho qualcosa per quando mi ne ho necessità. Poi uniamo l'utile al dilettevole, ho preso questi tappetini per il frigo, perché io appunto ho il vetro, lo utilizzo così e non ho mai messo tappetini, ma urgono tappetini, quindi non vedo l'ora di metterli. Ce ne sono 1, 2, 3 e 4, io dovrei averne, tanto ne metto uno nel ripiano bassissimo, uno nel primo, uno nel secondo e forse me ne manca uno di riserva, non mi ricordo. Comunque sono fatti così e mi piace perché ha questi pallini che la parte liscia va sul vetro, così aderisce bene, e i pallini sono per frenare diciamo un po' i prodotti che ci mettete sopra, quindi sono anti scivolo, ecco. E anche questi non vedo l'ora di metterli nel frigo, magari a questo punto li avrete già visti direttamente all'opera, però danno una grossa mano secondo me, anche perché poi il vetro tutte le volte diventa una schifezza e tutte le volte bisogna metterlo nel lavello e lavarlo. Invece con questi lavate solo il tappetino ed è molto più pratico. Poi abbiamo questa qui, che non mi ricordavo neanche di aver preso, che dovrebbe essere una spazzola per capelli particolarissima, che mi è piaciuta subito già solo perché è viola, viola e lilla, ed è particolare, anche questo super virale perché va di moda adesso questo qui così. Ah, non pensavo, piacevolissimo e non strappa i capelli, che meraviglia. No, non pensavo, perché ha questi coni che sono flessibili e quindi quando incontrano un nodo si flettono e non vi fanno male. No, bellissimo, questo è da provare assolutamente. Questa mi è piaciuta tanto, bellissima. Bella, questa me la porto su. Poi ho scelto anche questo portatelefono a te Pasqua, che mi piaceva tantissimo, che voglio mettermi poi sul comodino in camera da letto. Adesso lo montiamo insieme, sperando di riuscirci. Allora, poi ho scelto anche questo cappottino, praticamente un cappottino per il cambio della macchina, che
potrò farvi vedere poi nei vlog, perché questo qui adesso è un po' complicato da farvi vedere. Ed è una filpina che si mette nel cambio e sembra una persona praticamente. Anche questo stravisto, stravirale, proprio carino carino, l'ho visto anche in giro. Ha anche la taschina, carinissimo. Ultimo, credo, ma non meno importante, ho preso un'altra lucina per i video. E devo solo capire come si accende. Nel senso che... ah sì, c'è l'attacchino qua per metterla in carica. E poi... ah, ok. Carina. Però... cambia anche la forza, diciamo, di luce bianca, che è poi quella che uso di più. Guardate la differenza. Ta-da! Perfetta. Mi piace. Ragazze, questo è tutto, io spero vi sia piaciuto tutto quello che ho scelto. A me è piaciuto veramente tanto, forse più del precedente, devo dirvi la verità. Questo nuovo shopping è stato, diciamo, più decorativo, ecco, più dedicato alla casa. E fatemi sapere se c'è qualcosa che avete preferito tra tutte le cose che vi ho mostrato, e vi ricordo il link diretto in info box con lo sconto del 90%, quindi mi raccomando, andate a curiosare, perché su Temu veramente si spazia proprio su tutto, dalla A alla Z trovate di tutto e di più. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!